Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2. Allora, siamo su Outlast e direi che è arrivato il momento di procedere. Procediamo perché nella scorsa puntata ci siamo cagati sotto tante volte. Perlomeno io mi sono cagato sotto, voi magari sapevate già. Raggiungi il piano terra dell'ala maschile. Bene, quindi... Ah, ok. Molto carina questa cosa. Ecco qua. Qualche psicopatico ci deve stare per forza. Ah, c'è qualcuno che bussa alla porta. C'è questo che sta... Vaffanculo. Questo sembra innocuo, dico sembra perché... Oh, sembra abbastanza tranquillo. Vediamo qua cosa c'è. Allora... Prima le dita, poi le palle, poi la lingua. Porca troia. Questa deve essere opera dei due energumeni, perché loro hanno la fissa di fare a pezzetti la gente. E hanno la fissa della lingua e delle palle. Ok, andiamo avanti. Ci sono delle tracce insanguinate che conducono a sto cazzo, avvocato. Si spengono qui. Sia stato via. Porca troia, qualcuno di molto grosso sta avanzando lungo il corridoio. Non so chi sia, ma facciamo? Rimaniamo nascosti? Vabbè, muoviamoci, dai. Al massimo poi scappiamo. Ok, qualcuno sta cercando di entrare, ma finché ci sarà quel cassone che blocca la porta, non dobbiamo preoccuparci troppo. Almeno è quello che spero. Il problema è che credo che quella porta sia l'unica uscita anche per noi. Ah, allora. Porca troia, sono sicuro che appena avrò spostato sto coso, il bastardo chiunque sia arriverà. Ciccio? No, pare di no. Apriamo la porta. Ok, sento respirare qualcosa di grosso. Chiusa. Chiusa. Bene. Che cazzo è? Madonna, è pieno di rumori sto gioco. Ci hanno messo più rumori che poligoni. Ed è quello che rende tutto... Qualunque cosa fosse, era grossa, ok? E non è passata da qui. Non è passata da qui perché è impossibile che si sia inchiodato le assi di legno alle spalle. Quindi è per forza di cose andato di là. Allora, andiamo di qua. Bene. Oh, merda. Che cazzo è sto posto? Ho poche batterie, Sì. Ci sono pazienti dietro questi lenzuoli? Li sento respirare. Qualcosa mi dice che qui potrei trovare dei documenti. Perché questa è una...
una struttura medica, sembra, cioè tutto è una struttura medica qui, sì, ma questo è tipo un ambulatorio. Però niente documenti. Io invece sono molto curioso di sapere come... Ah, ecco, vedi, Madonna, ragazzi. Ok, diamo un'occhiata. Progetto Wall Rider. Ah, vediamo di capirci qualcosa in più su sto progetto Wall Rider. Referto medico di Rick Trager. Sfortunatamente nemmeno questo paziente ce l'ha fatta. Ho fatto del mio meglio, ma sono un medico e non compio miracoli. Inoltre sono nuovo a tutta questa storia del dottore e mi sto ancora ambientando. Comunque, qualcuno deve. Questo Rick Trager deve essere un giovane dottore. Comunque qualcuno deve chiudere i rubinetti a questo disastroso progetto Wall Rider. Da quando è andato tutto a rotoli per colpa di quel ragazzino, Billy, non facciamo altro che perdere soldi. Sono riuscito a ridurre il personale di oltre 80 unità, garantendo un risparmio a breve termine sui salari e a lungo termine su pensioni e previdenza sociale. Inoltre, ho scoperto molte cose sulla biologia. Finora non mi sono mai sbilanciato, ma ora posso affermare con assoluta certezza che una persona non può vivere senza reni. Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. Ok, questo è un dottore, attenzione. Ora, cos'è? Credo che io debba salire qua sopra. Adesso mi cagherò addosso. Ok. Stiamo allegramente passeggiando su per un cazzo di qualcosa. Ok, cazzo! Via, 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 via! Sono due, via, via! Via! Devo scappare, devo scappare! Porca troia! Via! Via! Vaffanculo! Merda! M'hanno preso! Merda, merda! Oh, cazzo! Cazzo! Via, 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 via! Quanto li odio! Quanto li odio questi stronzi! Quanto li odio! Dai, dai! Sali, cazzo! Sì! Ah! Ah, fuck, 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 fuck! Merda, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Sì. Fottiti, stronzo. Oh. Il leccaculo del prete, vero? Il suo testimone, una stronzata del genere. Devi essere esausto. Facciamo una pausa, bello? Un paio di martini, due chiacchiere. Non è che sto coso brutto è Wernick. Sei un falso magro, un po' di palestra non ti farebbe male. Ok, ci siamo. Tieni sempre braccia e gambe all'interno dell'abitacolo. Adesso verrò torturato giù di lì. Non lo so. È proprio figo questo gioco. Ok. Facciamoci sto giretto, che ti devo dire? Portami a spasso, ciccio. Merda. Posso andare fuori? L'aria di montagna che c'è qua di notte, vuoi sgranchirti un po' le gambe? Fai pure, ti aspetto qui, coraggio. Fai una bella corsetta, non ho fretta, va bene. Dai, fammi andare. Vabbè, tanto non mi farà uscire, sono sicuro. Non perdi mai di vista l'obiettivo, mi piace, d'accordo, di qua. Porca troia. Brutto vedere la fontana, lì potevo andarmene, invece sto stronzo. Ok. Che mi farà questo tizio? Sono così preso a capire la storia che non me ne sto sbattendo minimamente di quello che mi verrà fatto, ma sarà qualcosa di brutto.
C'è gente che vuole essere uccisa qui, giustamente. Vorrei essere ucciso anch'io se vivessi in un posto del genere. Tanto la lingua non ti serviva più a niente. Ah, gli ha tolto la lingua? Diciamo che mi ero proprio stancato di leccare i francobolli. Adesso usa la lingua di quello per... vabbè. Sono tutti psicopatici. Eccoci qui. Bene, buio come il culo di un asino. Grazie per essere venuto, inizieremo con il consulto fra un istante. Allora è un medico questo. È un medico, ha anche gli occhialetti da medico rotti. Mi serve solo un secondo per darmi una rinfrescata e poi potremo parlare. Ti devi rinfrescare, ma se sei nudo e c'hai la scabbia, cos'è che devi rinfrescare? Sai, tutto quel tempo che hai passato con padre Martin mi preoccupa un po'. So che... spero che non gli avrai permesso di confonderti le idee con tutte quelle stronzate religiose. Sia chiaro, non ho niente contro di lui, ma a volte mi sembra un po' pazzo. Tu invece... lo capisco, la gente si spaventa e alla fine si rivolge a Dio. Dio non è morto quando abbiamo iniziato a usare l'oro come sistema monetario. Dobbiamo passare a fondo... devi rubare a uno per pagare un altro, non si scappa. È omicidio nella sua forma più semplice. Ma che succede quando finisce tutto il denaro? Mi sta facendo una lezione di economia. Beh, il denaro diventa una questione di fede, ecco perché sono qui, per farti credere. Sì, ma togli quelle cose perché... Madonna... non ti distrarre, mica mi starei svenendo, eh. Devi ancora assorbire un sacco di concetti. Merda. Fatto, ora va meglio, vero? Hai capito cosa abbiamo fatto? Abbiamo trasformato il consumatore in produttore. Questa cosa si venderà da sola. Wow, alla Far Cry 3, ragazzi, senza dita. Porca troia, oh, mi ha ridotto una merda. Ora non potrò più sparare. Ah, è vero, non si spara in questo gioco, quindi non me ne frega un cazzo. Giustamente, bravo figlio, sfogati, vomita, piscia per terra, bestemmia, ti capisco, devi essere veramente scioccato. Bene, io taglierei il gameplay qua, ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo. Perché la situazione è già abbastanza pesa, così com'è, eh? Ok? Grazie dell'attenzione e al prossimo Gameplay.